Qual è il vostro ruolo nel finanziare il settore dell'efficienza energetica? Beh, innanzitutto noi siamo Mediocredito Italiano, che è una banca del gruppo Intesa San Paolo, quindi siamo nel settore del lending per le piccole e medie imprese che intendono investire nell'ambito dell'efficienza energetica. Noi in questi anni siamo stati molto impegnati nell'assistere le imprese italiane sugli investimenti nelle rinnovabili. Adesso vediamo già delle buone opportunità per quanto riguarda l'efficienza energetica. È un settore questo molto diverso rispetto alle rinnovabili, perché vi è una complessità di tipo tecnologico, vi è anche una complessità di accesso al credito. In particolare dobbiamo distinguere sostanzialmente due tipologie. Quando il cliente che investe è un'impresa energivora, allora chiaramente la banca valuta questo progetto in ottica corporate, quindi valuta l'impresa, valuta la capacità dell'impresa di stare sul mercato e vale la capacità prospettica dell'impresa per mantenere quel profilo di consumo. E quindi si valuta poi il progetto specifico di efficientamento energetico all'interno di un'impresa che è energivora. E l'altro approccio invece è quando il finanziamento viene chiesto da una ESCO. Tipicamente una ESCO interviene in nome per conto di un ente, un'impresa beneficiaria. La ESCO si assume il rischio tecnico e il rischio finanziario, e proprio nell'ambito del rischio finanziario si rivolge all'istituto di credito per il finanziamento. Ecco, in questo caso vi è una complessità maggiore, perché oltre a valutare la ESCO occorre anche valutare il profilo di rischio della società o dell'ente beneficiario. Questa è una tipologia che si sta diffondendo. Oggi trova difficoltà laddove le ESCO sono deboli, sono poco patrimonializzate, poco strutturate, poco organizzate, mentre trova un accesso al credito più agevole laddove invece le ESCO sono più strutturate, sono consolidate, patrimonialmente sostenibili, e di conseguenza oggi la banca può concedere finanziamenti in modo più adeguato. Quindi diciamo che è anche una questione di qualità del progetto e di forza dell'ente propositore. Direi proprio di sì. Ecco, dobbiamo ragionare nell'ambito dell'efficienza energetica più ancora che delle rinnovabili, il mix, validità del progetto, sostenibilità del progetto da un punto di vista economico e finanziario, ma anche validità della controparte, validità dell'impresa che propone questo progetto, perché la nostra valutazione non può prescindere dal merito creditizio del soggetto finanziando. Quali sono le società che si rivolgono maggiormente a voi? Sono più imprese, sono utility, sono società dell'industria italiana? Beh, variegato. Noi siamo Intesa San Paolo, presente su tutto il territorio nazionale, quindi noi sovente intercettiamo richieste di finanziamento di piccole imprese artigianali, e quindi allora noi proponiamo i servizi tipicamente di banche dei territori. Poi intercettiamo richieste di finanziamento delle piccole e medie imprese italiane, quindi più strutturate. Allora all'interno del gruppo vi è Mediocredito Italiano, che offre sia finanziamenti a medio e lungo termine che il leasing. E poi invece per le imprese corporate noi abbiamo una struttura che si chiama Banca IMI e il corporate, che seguono direttamente. Noi su questo, ecco, posso dire che come Mediocredito Italiano abbiamo già studiato delle soluzioni finanziarie dedicate. Ad esempio, quando la richiesta del finanziamento ci viene da un'impresa energivora, noi abbiamo già pensato, studiato e proponiamo un finanziamento di tipo chirografario, mediamente a 5 anni di durata, che può anche arrivare al 100% come finanziamento dell'investimento. La valutazione qui viene fatta in ottica corporate. Poi abbiamo studiato e stiamo implementando un nuovo strumento finanziario, che è il leasing operativo con causa finanziaria. Questo è molto utile sia alle imprese energivore che alle ESCO che operano nel mercato. E stiamo studiando nuove soluzioni finanziarie, in particolare per finanziare le ESCO che si rapportano con la pubblica amministrazione e con le ESCO che fanno investimenti nelle SEU, cioè nei sistemi efficienti di utenza.